Federici Seguaci, amici carissimi, bentornati o benvenuti sul mio canile. Io sono il Raffman e questo è il primo video di approfondimento sulla Xbox Series S, una console che mi è arrivata da poco, da pochissimo. Ho già fatto una live, un unboxing, andate a riprendervi tutti i video precedenti, compresi quelli vegan friendly, lasciamo perdere. E, impressioni a caldo, figata, davvero. La console è piccola, compatta, silenziosissima e... porca miseria, ho provato subito a farci girare No Man's Sky e in modalità prestazioni il gioco gira 60 fotogrammi granitici in Full HD. No, è per me che sono abituato a farlo girare sul mio computer anzianissimo, è stata una rivelazione. Non, era talmente fluido che mi dava fastidio, mi veniva la nausea, il motion sickness, non lo so. Ma prima di parlare dei giochi in senso stretto, vi farò un paio di esempi. No Man's Sky, che ha già ricevuto appunto la patch next gen, e Gridfall, che invece non l'ha ricevuta e penso non la riceverà mai. Andiamo a vedere un attimino la home. La home della serie S, ma quindi anche della serie X, è suddivisa in tab orizzontali, quindi in schede orizzontali. Innanzitutto avrete un riassunto sotto forma di tile, quindi delle famose famigerate mattonelle in pieno stile Windows Phone, delle ultime applicazioni e degli ultimi programmi che avete aperto, quindi anche i giochi. Vedete, c'è No Man's Sky, appunto, Gridfall, Dragon Quest, ma anche le impostazioni. E a proposito, guardate cosa si può fare a livello di audio, per esempio, e questa cosa qui non la sapevo. Dov'è? Sistema account, no, generali, sì, eccolo qua, output audio e volume. Si può cambiare il formato, qui è chiamato formato cuffie, ma in pratica potete utilizzare delle applicazioni extra che vanno a migliorare la qualità dell'audio sparato direttamente sulle vostre cuffie. Queste ultime due, Dolby Atmos for Headphones e DTS Headphone X, sono a pagamento, nel senso che vi costringono ad abbonarvi per utilizzarle. La prima no, Windows Sonic per cuffie, è gratuita, io vi consiglio di attivarla perché si sente, quando c'è si sente, l'audio migliora. Poi, altra cosa, la console ha riconosciuto automaticamente una funzione nativa del mio televisore Samsung, che è il FreeSync, e mi ha chiesto se volevo che si ottimizzasse per poterla implementare, e ovviamente ho risposto di sì. Ora, i termini sono proprio questi, non mi ricordo più il menu che è comparso e cosa mi chiedeva, ma in pratica il senso era che ho riconosciuto sul tuo TV questo FreeSync, vuoi che lo faccio mio e lo integri nel mio sistema sventolino? Ma che cazzo parlo? Insomma, è andato a sincronizzarsi col FreeSync del televisore. Basta! Non voglio dire niente. E quindi ottimo, ottimo, la qualità dell'immagine è migliorata. Quindi subito di botto audio e immagine ulteriormente migliorati. I giochi, dicevamo. Andiamo a vedere come gira No Man's Sky, molto velocemente, che era già in esecuzione, in background. No Man's Sky puoi scegliere di giocarlo, come penso poi capiterà per moltissimi altri giochi, in modalità prestazioni, che è quella che vi sto mostrando adesso, o qualità. La modalità prestazioni va a ridurre leggermente la qualità grafica e l'impatto visivo, anche se non ho notato poi quella gran differenza, mantenendo però un 60 fotogrammi al secondo costanti. Di contro, e di contrario, che è la stessa cosa, la modalità qualità abbassa i fotogrammi, se non sbaglio li fissa a 30 fotogrammi al secondo, e va però a migliorare, a incrementare la qualità visiva, appunto. Tanto sto morendo, fatemi ricaricare il supporto vitale.
Io preferisco la modalità prestazioni perché No Man's Sky, così fluido, così bello, non l'ho mai giocato in vita mia, abituato come sono al mio computer anteguerra. È un consiglio comunque che mi sento di darvi a prescindere, per qualsiasi gioco, perché comunque la resa c'è, la resa visiva c'è e in più è fluidissimo. Andiamo a vedere Gridfall, che invece non è ottimizzato, non ha ricevuto la patch next gen. Ecco, il gioco gira a 30 fotogrammi al secondo, non si può scegliere la modalità prestazioni, ovviamente. Ah, quick resume, avete visto che si è attivata automaticamente il quick resume? C'è comparsa l'icona sopra. Vuol dire che il gioco, anche se ho spento completamente la console ieri, proprio ho tolta l'alimentazione, il gioco ha ripreso esattamente nello stesso punto interrotto. Quindi faccio vedere un po' come gira, vedete? Non è fluido, percepite la minor fluidità? Non è fluido come No Man's Sky in modalità prestazioni, però comunque è stabilissimo. Non ha fluttuazioni, nel senso che su PC, sul mio PC, ero abituato a passare da 60 fotogrammi a 30 o meno nel giro di una frazione di secondo, e questa cosa mi stortava gli occhi, si vedeva tantissimo. Questo gioco no. Ripeto, pur non essendo ottimizzato next gen, 30 fotogrammi li mantiene fissi e migliora un po' tutto il resto, anche nel senso che giocarlo qui e giocarlo sul PC si nota, sul mio PC ripeto sempre, la differenza si nota. Ma continuerò, tra l'altro, perché mi piace, mi sta piacendo Gridfall. Torniamo sul mio fazzone e concludiamo. Intanto spengo il gioco sotto, perché aspetta un attimo, spengo il gioco, chiudo il gioco, spengo la console. Porca miseria, no, davvero, io pensavo, cioè sapevo che comunque mi sarebbe piaciuta, perché avevo già visto e ho già letto delle cose in giro, ma provandola con mano mi piace ancora di più. Sui miei schermi gira che è una meraviglia. E basta, andiamo a mangiare. Ci vediamo al prossimo video di approfondimento e non solo. Ciao da Rafman!